Cristo, Figlio del Dio vivo. Cristo, Signore degli angeli. Cristo, luce da luce. Cristo, principio della creazione di Dio. Cristo, stella del mattino. Cristo, sole senza tramonto. Cristo, che cambi il buio in chiarore del mattino. Cristo, che chiami le stelle per nome. Cristo, che cammini sulle alture della terra. Cristo, gioia del mare. Cristo, esultanza della campagna. Cristo, acclamato dagli alberi della foresta. Cristo, applaudito dai fiumi. Cristo, allegria delle montagne. Cristo, primogenito di ogni creatura. Cristo, seme che cade a terra e muore. Cristo, fratello primogenito. Cristo, perdono per i figli di Adamo. Cristo, conforto dei figli di Eva. Cristo, che hai chiamato Abramo. Cristo, via aperta nel Mar Rosso. Cristo, acqua viva nel deserto. Cristo, santa montagna. Cristo, cantato dai serafini. Cristo, pietra angolare. Cristo, balsamo, veste di moro. Cristo, sogno di tutti i profeti. Sceso dalle stelle.
Cristo Verbo fatto carne. Cristo Emanuele, Dio con noi. Cristo adorato dai pastori. Cristo adorato dai magi. Cristo Salvatore del mondo, Cristo Consolatore degli afflitti, Cristo Pane disceso dal cielo, Cristo Luce del mondo, Cristo che doni la vista ai ciechi, Cristo che risusciti i morti, Cristo che chiami i peccatori, Cristo che ci chiami amici. Cristo povero, voce della mia voce.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Benvenuto, signor Cardinale José Tolentino de Mendoza, e benvenuti voi, fratelli, nell'Episcopato e nel Presbiterato, diaconi, seminaristi, religiosi e religiose, laici e laiche, voi giovani, voi amici, con le distinte autorità. La lode e la gloria, col rendimento di grazie al nostro Dio, in Cristo e nello Spirito, animano tutti noi, oggi, nella Cattedrale di Lodi, per l'ordinazione episcopale di Don Cesare. La terra di San Bassiano e la chiesa che il protovescovo fondò nel IV secolo sono partecipi di un dono che impegna per grazia tutti noi a trarre dal tesoro della fede cose nuove e antiche, come lo scriba divenuto discepolo del Re. È questa parola che può ispirare la nostra preghiera. Mentre apriamo il giorno del Signore, giorno singolare, nel quale l'arcivescovo eletto sarà avvinto dallo Spirito. Così, associato al carisma e al mandato apostolico, potrà andare nella missione ecclesiale, non sapendo le cose che avverranno, ma nella certezza che lo Spirito, tra vincoli e tribolazioni, condurrà a termine la corsa e il servizio affidatogli dal Signore Gesù, rendere testimonianza al messaggio della sua grazia. Ci unisce la supplica che presentiamo a Dio quale condiviso regalo per Don Cesare, affinché il suo cuore non si allontani mai dal Signore. Giorno per giorno, quale uomo nuovo gli sia dato di comprendere ciò che supera ogni conoscenza, l'amore di Cristo, per esserne dispensatore, in comunione coi fratelli vescovi uniti a Pietro, nel desiderio di avvicinare tutti, servendo la parola e celebrando i divini misteri, in umiltà, fedeltà e sapienza. Sentiamo vicino Papa Francesco, per il quale preghiamo il Signore, affinché sia custodito e ravvivato nel servizio petrino alla Chiesa e all'intera famiglia umana. Lo abbiamo incontrato noi vescovi lombardi nella recente indimenticabile visita ad Limina Apostolorum. Siamo stati ricevuti cordialmente anche dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione Cattolica, che oggi si trova quasi al completo in diaspora lodigiana. Il saluto al Cardinale Prefetto è esteso all'Arcivescovo Segretario, ai Sottosegretari e a tutti i componenti coi quali il nuovo Arcivescovo collaborerà, accogliendo gli orientamenti del Santo Padre, affinché cultura ed educazione incontrino sempre più il pensiero di Cristo nell'imprescindibile scelta del dialogo con tutti, al fine di perseverare insieme sui sentieri dell'unità e della pace nella fraternità universale. Non posso mancare di citare, infine, la piccola e amata parrocchia di Gradella, posta alla soglia del territorio diocesano e ad Limina anch'essa. Ce la contendiamo io e il Vescovo di Cremona, ma lui è amabile e sa che la tradizione depone a nostro favore. È addirittura dedicata questa piccola parrocchia alla Santissima Trinità, ma anche a San Bassiano. Della loro benevolenza non può dubitare, potendo vantare da oggi i natali di due vescovi,
è un frutto della luminosa tradizione ecclesiale che insieme dobbiamo confermare. La Madonna Assunta, che è raffigurata nell'abside in alto da Aligi Sassu, modestamente, tra santi e sante lodigiani, ricorda a tutti i pastori e a tutti i fedeli l'appello di ogni domenica alla santità. Siamo risorti con Cristo e perciò siamo chiamati davanti al mondo a cercare le cose di lassù, dove si trova Cristo, alla destra di Dio. Grazie al Signore, grazie a tutti. Amen e anche alleluia. Come diceva Sua Eccellenza, chi ringrazio l'accoglienza in questa bellissima cattedrale, tutti noi vescovi e sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, il popolo santo e fedele di Dio, siamo in questo pomeriggio un po' l'autobiografia di Don Cesare. Ognuno di noi rappresenta una parte della sua storia, del suo percorso, della donazione di se stesso, che come presbitero fino adesso ha compiuto e adesso in questa celebrazione riceverà la pienezza del sacerdozio. Uniti preghiamo per lui, ricordiamo la sua famiglia, il suo carissimo fratello, i suoi familiari, anche i suoi genitori nel cielo che accompagnano, e con questo ricordo di una chiesa che è sempre più ampia, che nessuna cattedrale è capace di radunare tutta la chiesa. Siamo una icona, un'immagine di una realtà immensa, spirituale, tutti uniti. Chiediamo al Signore in questa sorta di Pentecoste, che è l'ordinazione di un vescovo, che lo Spirito Santo sia veramente il protagonista della vita, della storia della Chiesa, e oggi riempie il cuore e la vita del vescovo che sarà ordinato, Don Cesare. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Pastore eterno, che governi il tuo popolo con sollecitudine di padre, guarda il tuo servo, il presbitero Giovanni Cesare, chiamato a far parte del collegio episcopale, e fa che nella santità della vita si dimostri sempre e dovunque autentico testimone di Cristo, Maestro e Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli.
Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto. Velato fino al labbro superiore, andrà gridando: impuro, impuro. Sarà impuro finché durerà in lui il male. È impuro, se ne starà solo, abiterà fuori dall'accampamento. Parola di Dio. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Parola di Dio. Suo
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Thank you.
Reverendissimo Padre, la Santa Chiesa Cattolica chiede che sia ordinato vescovo il presbitero Giovanni Cesare Pagazzi. Avete il mandato del Papa? Sì, lo abbiamo. Se ne dia lettura. Francesco, vescovo servo dei servi di Dio, al diletto figlio Giovanni Cesare Pagazzi, segretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, nominato arcivescovo titolare di Belcastro, salute e benedizione. Ergendoci come in un edificio spirituale dalla carità evangelica, impegniamoci nella reciproca benevolenza a costituire nella Chiesa una dimora accogliente per una pace disinteressata, allo stesso modo delle strutture e delle mura di una chiesa, nelle quali, come i fedeli, mediante la catechesi, il battesimo e i buoni studi, benché sgrossate, squadrate e levigate dalla mano degli artigiani, se non aderissero tra loro con un preciso ordine, se non si connettessero armonicamente, se in un certo senso, collegandosi a vicenda, non si amassero, nessuno entrerebbe. Sorretti in Dio da tale esortazione, assolviamo al nostro dovere di procurare la salvezza delle anime nella Chiesa universale, desiderosa di presentare in una luce sempre più luminosa le linee fondamentali dei suoi insegnamenti, guidando a una più elevata percezione coloro ai quali gli studi, se seguiti con coerenza, riescono a far mettere da parte le vuote aspirazioni e a valorizzare i doni che la natura a loro ha assegnato. Il nostro pensiero è dunque corso a te, la cui formazione alla mensa della dottrina della misericordiosa redenzione umana in Cristo ha fatto sì che il mistero di colui che morendo ha annientato la nostra morte e risorgendo ci ha riportati alla vita, divenisse il centro del tuo agire, che osserviamo nel tuo diligente operato a servizio e beneficio dell'educazione nella Chiesa. In ragione di questi tuoi meriti, nella pienezza della nostra autorità apostolica, ti nominiamo arcivescovo titolare di Belcastro, con tutti i diritti e relativi doveri. Potrai ricevere l'ordinazione episcopale ovunque, fuori Roma, da un vescovo cattolico a tua scelta, nell'osservanza delle norme liturgiche, e dopo aver reso la professione di fede e il giuramento di fedeltà verso noi e i nostri successori, secondo le regole del diritto della Chiesa. Preghiamo, infine, diletto figlio, il Padre misericordioso, perché ti conceda, per l'intercessione di San Bassiano, patrono della tua nativa diocesi di Lodi, di vivere l'episcopato, rivestendoti in sommo grado di umanità e equilibrio, e seguendo con ardore il suo esempio di essere un ministro gioioso di Cristo, che faccia della cultura una pietra angolare della Chiesa, elevi ad essa il pensiero nelle avversità e non se ne dimentichi nella prosperità. Dato in Roma dal Laterano il 30 novembre 2023, anno undicesimo del nostro pontificato. Francesco.
Cari fratelli e sorelle, lungo il mare di Galilea Gesù chiama i primi discepoli e poi racconta il Vangelo di San Marco, entra con loro in Cafarnao. È il punto di partenza della pagina evangelica che oggi abbiamo ascoltato, considerata dai commentatori una parte della cosiddetta giornata di Cafarnao. Quei pescatori erano abituati a entrare in quel borgo, erano di lì, vi possedevano la loro casa, le loro radici, la propria famiglia, conoscevano Cafarnao come il palmo delle loro mani, ma adesso vi entrano in compagnia di Gesù e legati a quella inattesa parola che egli aveva rivolto loro: seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. Ed eccoli lì, nel loro mondo ordinario, pronti però a un'esperienza inedita. C'è una nostra Cafarnao nella biografia di ognuno di noi, piccola o grande, in riva al mare o in montagna, è sempre la nostra. La tua Cafarnao, carissimo Cesare, si chiama Lodi e per ragioni biografiche e profonde tu la conosci bene. Ma oggi anche tu entri in Lodi per accompagnare Gesù in un'esperienza destinata a modificare la propria esistenza. Facendo tornare i discepoli a Cafarnao, cioè a rivisitare il loro mondo abituale e storico, il loro territorio interiore, il loro universo culturale e mentale, Gesù vuole che essi vedano quello che già vedevano prima, ma ora con occhi nuovi, progredendo in una conoscenza che, come dirà Gesù a Simon Pietro, non dipende più né della carne né del sangue. Si tratta di una vera svolta gnosiologica che vede al suo centro e come operatore decisivo della trasformazione Gesù stesso. Perché? Perché i discepoli sono una conseguenza del Maestro. I discepoli stanno con Gesù. Non è un semplice stare, è una forma intensissima di partecipazione. Gesù infatti li rende auditori e testimoni del suo insegnamento, un insegnamento nuovo, dato con autorità, commenteranno i presenti in sinagoga quel giorno. Poi fa comprendere loro in modo diretto come la sua azione faccia arretrare nel mondo le linee del male attraverso il potere che si manifesta nelle guarigioni e negli esorcismi che egli pratica. E il terzo, ma non meno significativo elemento, è quello che emerge dal commento che Simone fa rivolgendosi a Gesù: tutti ti cercano. Immaginiamoci la sorpresa che si impossessa di questi discepoli, l'intima perplessità con la quale devono fare i conti. Loro erano stati cercati da Gesù sulle rive del lago. Scoprono però qualcosa che fino a questo momento ignoravano: che tutti lo cercano, tutti. C'è come una sete, una domanda, un bisogno radicale di verità che indirizza tutti a Gesù. E non solo a Cafarnao,
non solo entro i limiti della legge o all'interno del filtro securitario della purezza rituale. Al contrario, anche quelli condannati a vivere fuori dell'accampamento, come si dice nella lettura del Levitico, anche quelli messi al bando, quelli moralmente o socialmente squalificati, i peccatori e gli impuri, vengano da Lui, osano cercarlo e pronunciano affermazioni sbalordotive, come quella che nel Vangelo di oggi il lebbroso rivolge a Gesù: se vuoi, puoi purificarmi. Se vuoi, puoi agire in me, modificare il mio destino. Il lebbroso ha ragione. Gesù può. Ma il modo in cui giunge a lui questa verità deve farci pensare. La verità della fede non è una neutrale verità preparata in laboratorio, immune al contesto, invariabile, intangibile o inodore. La verità della fede è gridata dalle pustule e dalle ferite aperte dell'umanità, dalla carne tumefatta, non solo dal corpo glorioso, è sussurrata dall'odore della fragilità decomposta, da vite impure che non possono risiedere in nessuna Cafarnao. Anche per questo la giornata di Gesù e dei suoi discepoli a Cafarnao non si conclude lì, ma in una periferia anonima, in un sobborgo dimenticato, dove è possibile sempre incrociare gli ultimi. Ed è questo il Vangelo che abbiamo ascoltato. Caro Cesare, ha voluto la liturgia di questo giorno che fosse tuo maestro un lebbroso, che tu avessi per pedagogo un povero escluso dal contatto sociale e religioso, un rappresentante di tutti coloro che sono condannati a un lockdown umano permanente. Questo maestro inaspettato, tuttavia, illumina come pochi il significato del volere e del potere di Cristo. Egli dice: se vuoi, puoi. E tu, Don Cesare, che già sei come teologo un maestro apprezzato e che come vescovo, rivestito dell'autorità di Cristo, avrai come missione di essere araldo della fede, deve riservare a questo lebbroso e a quello che lui significa un posto speciale. Come vescovo, cerca sempre di imparare dai poveri e con i poveri le verità che dovrai vivere e annunciare. Quello "se vuoi" che l'uomo dice a Gesù non è soltanto un cerimonioso ricorrere alla proposizione subordinata, non è un vezzo retorico, un artificio, è, per dirla con tutta la franchezza, una frase terribilmente nuda, perché il lebbroso dipende per completo dal volere e dal potere di Cristo. E anche tu. La Costituzione dogmatica Lumen Gentium ci ricorda il seguente riguardo al ministero dei vescovi. Il Signore Gesù, dopo aver pregato il Padre, chiamò a sé
quelli che egli vuole, e ne costituì 12 perché stessero con lui, e più avanti i vescovi, quali successori degli apostoli, ricevono dal Signore, cui è data ogni potestà in cielo e in terra, la missione di insegnare a tutte le genti e di predicare il Vangelo ad ogni creatura, affinché tutti gli uomini, per mezzo della fede, del battesimo e dell'osservanza dei comandamenti, ottengano la salvezza. Diventa dunque umilmente quello che il Signore Gesù vuole ed esprimi creativamente e fedelmente nella missione che ti è affidata quello che Cristo può. È impossibile non osservare come Gesù varca le frontiere e abbia manifestato il suo volere e il suo potere a un lebroso. E ciò è avvenuto in un modo significativo e ben preciso. Gesù, dice il Vangelo, ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio. In principio e come motore del processo c'è dunque la compassione. La Chiesa di Cristo è la Chiesa della compassione. C'è nella compassione la sospensione del giudizio sulla vulnerabilità dell'altro. Essa si costruisce come un consenso offerto all'altro, così come egli ci appare qui e ora. Per questo la compassione diventa ascolto, consonanza, responsabilità nei confronti della vita. È una maniera di dire: non sei solo, perché riconosci il tuo dolore e prendo parte alla tua solitudine. Il filosofo Emanuele Vinas scrisse che nulla in questo mondo ha più senso ed è più urgente della compassione. Anche il ministero del vescovo è inseparabile della compassione. Parlando ai vescovi centroamericani in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù di Panama, così Papa Francesco esortava: è importante, fratelli, che non abbiamo paura di accostare e toccare le ferite della nostra gente, che sono anche le nostre ferite, e questo farlo nello stile del Signore. Il pastore non può stare lontano dalla sofferenza del suo popolo, anzi, potremmo dire che il cuore del pastore si misura dalla sua capacità di commuoversi di fronte a tante vite ferite e minacciate. Farlo nello stile del Signore significa lasciare che questa sofferenza colpisca e contrassegni le nostre priorità e i nostri gusti, per poter ungire tutto e tutti con la consolazione dell'amicizia di Gesù. Insisteva Papa Francesco ai vescovi che non si perda nel vescovo la centralità della compassione. Gesù mostra che la compassione non è un sentimento isolato, ma una coreografia. Insieme alla parola, egli stese la mano verso il lebroso, quella stessa mano che oggi, nel suo nome, la Chiesa stenderà su di te, caro Cesare. E lo toccò. Il tatto è uno dei decodificatori più potenti della vita. Esso ci insegna che la pelle può rappresentare non soltanto una frontiera o un muro,
ma anche una soglia di un incontro. Dipende dalla logica a cui ricorriamo, la logica dell'ostilità o quella dell'inclusione di tutti in un abbraccio, in un cerchio di fraternità. Gesù insegna ad abbracciare l'intoccabile e a stendere la mano agli esclusi di tutti i tempi. Fu il primo a realizzare quello che Paolo afferma nella prima lettera ai Corinzi che abbiamo ascoltato. Non cercò il proprio interesse, ma quello di molti, e mostrandosi ad ogni momento disponibile a pagare un prezzo per questo. Si esprime a questo proposito con grande chiarezza il passo del Vangelo di Marco che ci è stato oggi offerto. La giornata di Cafarnao prende inizio riferendo che Gesù entrò in quel borgo, ma dopo l'incontro con il lebbroso veniamo a sapere che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città. Abbiamo così nel testo sacro questa ardita simmetria alla quale non ci è consentito rimanere indifferenti, tra il puoi purificarmi che l'uomo dice all'inizio della nostra pericope e quel non poteva più entrare presentato come conclusione. Cristo è potente e impotente, può e non può. Egli può salvare gli altri e non può salvare se stesso. Diventerai anche tu, come l'apostolo Paolo, imitatore di Cristo, carissimo Cesare. Lo diventerai non solo per il sacro potere di cui sarai investito per il bene dei fratelli, ma anche per la chiamata a configurare il tuo essere ogni giorno della tua vita alla kenosis di Cristo. Come Papa San Giovanni Paolo II affermava nell'esortazione post-sinodale Pastores Gregis, la trasformazione ontologica operata dalla consacrazione come conformazione a Cristo richiede dal Vescovo uno stile di vita che manifesti lo stare con Lui ed è soprattutto ispirato alla imitazione della carità del buon pastore che il Vescovo è chiamato a santificarsi e a santificare. Egli, pertanto, si impegnerà ad assumere un stile di vita che imiti la kenosis di Cristo servo, povero e umile, in modo che l'esercizio del ministero pastorale sia in lui un riflesso coerente di Gesù, servo di Dio, e lo induca ad essere come lui, vicino a tutti, dal più grande al più piccolo. Confida nel svuotamento di te, confida nella impotenza che tante volte sperimenterai, apprezza come generativo dono la tua povertà. Questo ti farà dipendere sempre più da Cristo. Commentando il modo in cui il Vescovo Sant'Ambrogio contemplava in Maria il modello per conformarsi a Cristo, il Cardinal Martini ricordava anche come qui Ambrogio ci fa da maestro, mostrando un straordinario equilibrio nel coniugare il principio petrino o apostolico col principio mariano. E Martini così sviluppava il pensiero. Nella Chiesa il principio petrino è quello che presiede all'organizzazione, alle strutture, all'efficienza mediante la gerarchia
e i ministeri. Il principio mariano, invece, è intessuto di fedeltà interiore nascosta, di amore oblativo, di silenzio, di dolcezza, di offerta orante, di intercessione, di compassione. Insieme questi due principi esprimono il mistero della Chiesa. Sentiti custodi di questi due principi. Sii paterno e materno, attivo e contemplativo, servo della parola e cultore instancabile dell'ascolto e del dialogo. Che Santa Maria Assunta, a cui è dedicata questa tua amata cattedrale di Lodi, sia la stella del mattino che porterai incancellabile nel tuo cuore di pastore. L'antica tradizione dei Santi Padri richiede che l'ordinando vescovo sia interrogato in presenza del popolo sul proposito di custodire la fede ed esercitare il proprio ministero. Vuoi, fratello carissimo, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato dagli Apostoli, che noi ora trasmettiamo a te mediante l'imposizione delle mani, con la grazia dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi predicare con fedeltà e perseveranza il Vangelo di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi custodire puro e integro il deposito della fede, secondo la tradizione conservata sempre e ovunque nella Chiesa fin dai tempi degli Apostoli? Sì, lo voglio. Vuoi edificare il corpo di Cristo che è la Chiesa, perseverando nella sua unità, insieme con tutto l'ordine dei Vescovi, sotto l'autorità del successore del beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prestare fedele obbedienza al successore del beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prenderti cura, con amore di padre, del popolo santo di Dio e con i presbiteri e i diaconi, tuoi collaboratori nel ministero, guidarlo sulla via della salvezza? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre accogliente e misericordioso nel nome del Signore verso i poveri e tutti i bisognosi di conforto e di aiuto? Sì, lo voglio. Vuoi, come buon pastore, andare in cerca delle pecore smarite per riportarle all'ovile di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi pregare senza mai stancarti, Dio Onnipotente, per il suo popolo santo ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del Sommo Sacerdozio? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Dio,
chi ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio onnipotente e misericordioso, perché conceda a questo nuovo eletto la ricchezza della sua grazia per il bene della Chiesa. Signore, pietà. Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Michele, prega per noi. Santi angeli di Dio, prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi patriarchi e profeti, pregate per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Sant'Andrea, pregate per noi. San Giovanni, pregate per noi. San Giacomo, pregate per noi. San Tommaso, prega per noi. Santi Filippo e Giacomo, prega per noi. San Bartolomeo, prega per noi. San Matteo, prega per noi. Santi Simone e Giuda, prega per noi. San Mattia, prega per noi. Santi apostoli ed evangelisti, prega per noi. Santa Maria Maddalena, prega per noi. Santi discepoli del Signore, prega per noi. Santo Stefano, prega per noi. Sant'Ignazio di Antiochia, prega per noi. San Lorenzo, prega per noi. Santi Vittore, Nabore e Felice, prega per noi. Sante Perpetua e Felicita, prega per noi. Sant'Agnese, prega per noi. Santi martiri di Cristo, pregate per noi. San Gregorio, pregate per noi. Sant'Ambrogio, pregate per noi. Sant'Agostino, pregate per noi. Sant'Atanasio, pregate per noi. San Basilio, prega per noi. San Martino, prega per noi. San Bassiano, prega per noi. Santi Cirillo e Metodio, pregate per noi. Sant'Alberto, prega per noi. San Benedetto, prega per noi. San Francesco, prega per noi. San Domenico, prega per noi. San Francesco,
Francesco Saverio, prega per noi. San Giovanni Maria Vianney, prega per noi. San Vincenzo Grossi, prega per noi. San Gualtero, prega per noi. Santa Caterina da Siena, prega per noi. Santa Teresa di Gesù, prega per noi. Santa Francesca Cabrini, prega per noi. Santa Eurosia, prega per noi. Santi e sante di Dio, prega per noi. Nella tua misericordia, salvaci, Signore, da ogni male. Salvaci, Signore, da ogni peccato. Salvaci, Signore, dalla morte eterna. Salvaci, Signore, per la tua incarnazione. La tua morte e risurrezione, salvaci, Signore, per il dono dello Spirito Santo, salvaci, Signore. Noi peccatori ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Conforta, illumina la tua Santa Chiesa, ascoltaci, Signore. Proteggi il Papa, i Vescovi, i sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo, ascoltaci, Signore. Benedici questo tuo eletto, santifica e consacra questo tuo eletto, ascoltaci, Signore. Manda nuovi operai nella tua messe, ascoltaci, Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace, ascoltaci, Signore. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore, ascoltaci, Signore. Custodisci e conferma nel tuo santo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato, ascoltaci, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, oh Padre, la nostra preghiera e fondi su questo tuo figlio con la pienezza della grazia sacerdotale la potenza della tua benedizione per Cristo nostro Signore. Thank you.
O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, Tu abiti nell'alto dei cieli e volgi lo sguardo su tutte le creature e li conosci ancor prima che esistano. Con la parola di salvezza hai dato norme di vita nella Tua Chiesa. Tu dal principio hai eletto Abramo come padre dei giusti, hai costituito capi e sacerdoti per non lasciare mai senza ministero il tuo santuario, e fin dall'origine del mondo hai voluto essere glorificato in coloro che hai scelto. Infondi ora sopra questo eletto la potenza che viene da te, o Padre, il tuo spirito che regge e guida. Tu lo hai dato al tuo diletto figlio Gesù Cristo ed egli lo ha trasmesso ai santi apostoli che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa come tuo santuario a gloria e lode perenne del tuo nome. O Padre, che conosci i segreti dei cuori, concede a questo tuo servo, da te eletto all'Episcopato, di pascere il tuo santo gregge e di compiere in modo irreprensibile la missione del sommo sacerdozio. Egli ti serva notte e giorno per renderti sempre a noi propizio e per offrirti i doni della tua santa Chiesa. Con la forza dello spirito del sommo sacerdozio abbia il potere di rimettere i peccati secondo il tuo mandamento. Disponga i ministeri della Chiesa secondo la tua volontà. Sciolga ogni vincolo con l'autorità che hai dato agli apostoli. Per la mansuetudine e la purezza di cuore sia offerta viva a te gradita per Cristo tuo Figlio. A te, o Padre, la gloria, la potenza, l'onore per Cristo con lo Spirito Santo nella Santa Chiesa, ora e nei secoli dei secoli. Dio, che ti ha fatto partecipe del sumo sacerdozio di Cristo, infonda su di te la mistica dell'unzione con l'abbondanza della sua benedizione e dia fecondità al tuo ministero. Thank you.
riceve il Vangelo e annunzia la parola di Dio con grandezza d'animo e dottrina. Riceve l'anello, segno di fedeltà, e nella integrità della fede e nella purezza della vita custodisce la Santa Chiesa, sposa di Cristo. Ricevi il palio, riceve la mitra, e risplenda in te il fulgore della santità. Perché quando apparirai il principe dei pastori, tu possa meritare l'incorruttibile corona di gloria. Riceve il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Santa Chiesa di Dio. Thank you.
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Signore, le offerte che portiamo all'altare per la Chiesa e per il tuo servo Giovanni Cesare, che hai scelto come dispensatore dei santi misteri, a guida del tuo popolo. Rivestilo della virtù degli apostoli per la crescita spirituale del tuo popolo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il Cristo tuo Figlio pontefici della nuova ed eterna alleanza e hai voluto che l'unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti e con affetto di predilezione scegli alcuni tra i fratelli che mediante l'imposizione delle mani fa partecipi del suo ministero di salvezza. Tu vuoi che nel suo nome rinnovino il sacrificio redentore, preparino ai tuoi figli la mensa pasquale e, servi premurosi del tuo popolo, lo nutrano con la tua parola e lo santifichino con i sacramenti. Tu proponi loro come modello il Cristo, perché donando la vita per te e per i fratelli, si sforzino di conformarsi all'immagine del tuo Figlio e rendano testimonianza di fedeltà e di amore generoso. Per questo dono del tuo amore, o Padre, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,
chi ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosce nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Bassiano e Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, me, indegno tuo servo, il mio fratello, cardinale e vescovo José, l'ordine episcopale, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Assisti nel suo ministero il nostro fratello Giovanni Cesare, che oggi è stato ordinato vescovo. Donagli la sapienza e la carità degli apostoli, perché guidi il tuo popolo nel cammino della salvezza. Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio,
doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore ci ha donato il suo spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Libraci, o Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
glorioso frutto della vigna del Signore, dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa che ci più grande. Thank you.
preghiamo. Per la potenza del sacrificio eucaristico, molteplica, Signore, nel Vescovo Giovanni Cesare i doni della Tua grazia, perché fedele nel servizio riceve il premio riservato agli operai del Vangelo, per Cristo nostro Signore. Amen.
Dopo questa bellissima celebrazione, per la quale ringrazio il coro e il suo maestro Don Piero Panzetti, il cerimoniere Don Anselmo Morandi e il supervisore Don Franco Badaracco e la sacrestia, invito tutti in seminario a poche centinaia di metri da qui per un momento di rinfresco e per poterci salutare bene. Prego gli amici lodigiani che conoscono la via di accompagnare gli amici di fuori. Ringrazio Dio che mi ha creato, fatto cristiano, prete e vescovo. Ringrazio i miei genitori che mi hanno generato nella carne e nella fede. Ora si trovano nella posizione migliore per godere e capire quanto è successo stasera, attribuendovi il giusto peso, né meno né più. Benedico la fortuna di avere Stefano come fratello, compagno di giochi da bambini, alleato sicuro da adulti. Lo ringrazio per la cura che ha riservato a nostra mamma. Senza il suo impegno, probabilmente questo giorno non sarebbe arrivato per me, perché altre strade avrebbe preso il mio ministero sacerdotale. Gli sarò grato per tutta la vita. Saluto tutti i miei parenti. Ringrazio di essere nato e cresciuto a Gradella, il piccolo paese dove tutti gli adulti si sentivano responsabili di tutti i bambini, e perciò quel pezzo di terra era un'immensa stanza piena di giochi. Un paese di 300 abitanti che ha dato due vescovi, a cominciare dal vescovo Egidio, che qui saluto. Benedico la grazia di essere figlio di questa antica, venerabile, amata chiesa di Lodi, col suo vescovo Maurizio, il vescovo emerito Giuseppe, i preti, i religiosi, le religiose, tutto il santo popolo di Dio. Sono così orgoglioso di provenire da voi. Benedico le comunità in cui sono stato come prete, San Fereolo e Santa Maria Assunta in Lodi, Lodi Vecchio, San Giovanni Bosco e San Biagio in Codogno, San Vito in Roma. E così le associazioni, la FUCI, la GESCI, il MASCI, il Movimento Apostolico Ciechi. E le scuole dove ho insegnato, gli studi teologici riuniti, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Sant'Agostino, la Facoltà Teologica di Milano, il Giovanni Paolo II di Roma e l'Accademia di Belle Arti di Brera. Benedico la comunità del Pontificio Seminario Lombardo, mia casa a Roma. Saluto il suo rettore, Don Mario Antonelli, e i suoi cari studenti. Ringrazio con tutto il cuore il Santo Padre Francesco per la stima e la fiducia che mi ha riservato nominandomi segretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione e vescovo. Saluto con tanto affetto Sua Eminenza il Cardinale José Tolentino de Mendoza, che presiede questa Eucaristia e mi ha ordinato. Ho la fortuna di averlo superiore, ho la fortuna di averlo amico fraterno. Grazie Tolentino, grazie. Saluto Sua Eccellenza Monsignor Paul Taig, altro segretario del Dicastero e amico. Saluto i preti e i laici che lavorano in Dicastero. Saluto con gioia i miei fratelli vescovi, anche Andrés che è arrivato di corsa all'ultimo momento. Saluto le autorità e tutti voi che con la presenza mi dimostrate tanto affetto. Di tutto questo affetto il Signore mi chiederà conto. Sono stato ordinato con il crisma consacrato qui in cattedrale lo scorso Giovedì Santo. Lo ha consacrato il vescovo Maurizio e ciascuno di noi preti della diocesi di Lodi.
anche Don Roberto, che il Signore ha rapito poco prima di Natale. Lo Spirito ha impregnato quest'olio della sua potenza, scorrendo in ciascuna delle nostre vite, passando attraverso di esse, assumendone le gioie, i dolori, i sapori. Sono stato consacrato con lo Spirito Santo che sa di voi. Questo ora è il mio profumo. Se la mia vita fosse un anno scolastico, sento di essere al mese di aprile. In questo tempo sono diventato vescovo. È un tempo bello, primaverile, ma gran parte dell'anno è ormai alle spalle. Mancano solo 2 mesi. È una stagione bella, perché i mesi già trascorsi a scuola permettono di muoversi tra i banchi con un certo agio. Tuttavia è un tempo impegnativo, perché il peso dei mesi passati comincia a farsi sentire. Si ha il dovere di consolidare i buoni risultati raggiunti, tentare di recuperare le insufficienze, sapendo che alcune rimarranno tali fino alla fine. Ma aprile è anche il mese in cui si fa sentire sempre più forte il richiamo, il profumo, l'energia, il sapore delle vacanze. Sì, ad aprile l'impegno diventa più gravoso, ma sempre più vicine sono le vacanze, quando il Signore, in maniera inimmaginabile, mi restituirà i luoghi, i tempi, tutte le persone e tutte le cose che hanno acceso e fatto ardire il mio spirito. Nell'aprile di questo anno scolastico della mia vita aumenta il lavoro, ma anche la forza di gravità delle vacanze. Un'attrazione che mi sostiene, mi dà equilibrio e movimento. Da più di 30 anni mi accompagna una pagina accorata di Madeleine del Brel. Il testo paragona il prete e il vescovo al cane del pastore. Di pastore ce n'è uno solo, Cristo. Basta lui. Tuttavia, per custodire il gregge si serve di collaboratori, di cani, appunto. I cani pastore, i cani del pastore, sono animali strani. Difendono le pecore restando parenti stretti dei più temuti nemici del gregge, i lupi, che vengono a rapire e disperdere. Anzi, si dice che i migliori cani pastore siano quelli più somiglianti ai lupi. Di quei famelici animali conservano la forza, l'impeto a tratti violento e rapace, la sveltezza tattica, la capacità di agire in branco e vedere nella notte. Sono animali focosi, aggressivi come il fuoco. Ma si sa che la fiamma divoratrice di foreste è la medesima che illumina e scalda la casa. Si tratta di saperla domesticare. La vera gloria dei primi antichi pastori non fu custodire le pecore, ma domesticare i lupi, trasformandoli da pericoli mortali in gelosi custodi del gregge. Addomesticare un lupo non è facile, né per il pastore né per il lupo. I due devono imparare ad intendersi, abituarsi l'un l'altro. Ciò comporta tempo, equivoci, fraintendimenti, ribellioni e riavvicinamenti, carezze e bastonate, delusioni e sorprese. L'uomo deve lasciare la sua casa e stare nella solitudine con il lupo, e questi paga carissima la vicinanza al pastore, l'esclusione dal branco, una volta per sempre. Un pastore capace non cancella nulla del lupo, tutto gli è utile. Somigliando ai nemici del gregge, il suo cane saprà intuirne le mosse, tenerli alla larga o affrontarli. Cristo lavora affinché i lupi, proprio loro, si affezionino al suo gregge. Il lupo è il mio animale preferito. Perciò ho sempre letto questa pagina della del Brel
come una sfida che da più di 30 anni lancio a Cristo. Riuscirai a trasformare questo lupo in custode del tuo gregge? Ce la farai? Al momento non si sa. Sostiene la mia speranza la profezia di Isaia. Habitabit lupus cumanio. Il lupo abiterà con l'agnello. L'esito finale lo si vedrà all'inizio delle vacanze. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ti ha costituito pastore e guida della Chiesa, ti benedica, ti custodisca nella vita presente e ti doni la beatitudine eterna. Amen. Cristo Signore, conceda al clero e al popolo, uniti nel suo amore, di godere del suo favore per lunghi anni sotto la tua guida pastorale. Amen. Lo Spirito Santo li renda obbedienti al Divino Maestro, docili al tuo ministero, liberi da ogni avversità, colmi di tutti i beni, e dopo una vita serena e tranquilla li accolga con te nell'assemblea dei santi. Amen. E su tutti voi qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.